per un'estate in relax e nella massima sicurezza c'è sempre solo Caorne. Cosa ci fa di bello a Caorle? Una piccola vacanza. Di dov'è lei? Bolzano. Viene spesso qui a Caorle? No, è la prima volta, sinceramente. Cosa ha trovato di speciale a Caorle? Beh, a parte la gente che è molto calorosa, ospitale, poi abbiamo visto un bel litorale, si sta venendo bene. Come mai l'hanno convinta a venire a Caorle? Per gli amici, è un modo per incontrarci con gli amici e poi anche perché c'è la possibilità di portare gli animali nei Bow Beach che c'è qui. Quella è una cosa ottima. Quindi la consiglierebbe agli amici? Come no, sicuramente. Quella è la prima cosa che faccio, perché gli animali hanno bisogno anche loro di stare insieme a noi e di divertirsi con noi. Tutti insieme in vacanza con l'amico a quattro zampe? Esattamente, qui a Caorle si sta benissimo, in Bow Beach è bellissimo. Qua abbiamo veramente lo spazio perfetto per i nostri amici a quattro zampe. Chi vi ha consigliato questa spiaggia? Ma un amico, un vicino di casa, era già venuto col suo cane, quindi ci abbiamo provato anche noi. Voi di dove siete? Vicino Conegliano, San Fior precisamente. Cosa possiamo dire di Caorle? Beh, è sicuramente un bel paese, se uno vuole venire al mare, stare in famiglia, al sole, si sta benissimo, ecco, sicuramente si sta proprio bene. Qual è la cosa più bella che avete visto oggi? Beh, oggi sicuramente i cani liberi che si godevano la spiaggia e soprattutto visto che si può portarli in acqua, proprio vederli in libertà, anche con gli lanci una pallina, loro si divertono, è il massimo, ecco. Insomma, lei ha convinto l'amico a venire a Caorle, perché? Sì, perché mi hanno detto che era molto bella, mi ha dato... Lei di dov'è? Occhio Bello, Rovigo. Da quanti anni viene a Caorle in villeggiatura? No, questo è il primo anno che vengo qua, sono stato a Bibbione, insomma ho girato la zona qui, mi hanno detto che anche Caorle era bella, ho detto andiamo a visitare anche Caorle. Quindi dopo averla visitata cosa possiamo dire di questa Caorle? Il paesino è bellissimo, è spettacolare con questi colori, la gente ospitale, il mare è bello, molto, molto particolare come paese, bellissimo. La cosa più particolare che ha visto qual è stata? Adesso siamo stati sul lungomare, abbiamo visto tutte le rocce scolpite, tutti i scogli, tutti i disegni. La scogliera viva. Sì, molto bella, bellissima, particolare.